Allora, termina l'incontro della Real Quality, risultato bello, positivo, convincente. La squadra ha risposto dopo lo 0, dopo l'ultimo turno del sabato casalingo. Bella partita, giocata bene, forse la migliore partita giocata come gioco. Qualche svarione c'è sempre, però va bene così. Peppe, che molle è scattata all'interno dello spogliatoio? Ma è la consapevolezza di essere all'ultimo stadio, e quindi o fai il risultato o esci fuori. Prossimo turno si gioca venerdì, ma ti danno in partenza per la Romania. Non con la Dinamo Bucarest. Con la Steaua. E mi dispiace, sono anche un po' emozionato, perché comunque questa è l'ultima partita del girone eliminatorio, quindi non ci sarò la prossima, spero che i ragazzi vincano, ci sarà il mio sostegno, e sperando anche nei risultati benevoli altrui, cosa un po' difficile, ma spero di qualificarci e continuare ancora il torneo. Buon viaggio. Ciao, grazie. Simone Gianluca Mirabella. Simone, il tuo portafortuna, hai portato bene, bella prestazione della squadra, diciamo sempre forza Real Quality. Forza Real Quality. Questa squadra deve passare il turno, dai, gridiamo ancora più forte, forza Real Quality. Forza Real Quality. Allora, c'è il sostegno di Simone, c'è un gruppo compatto, vincente, se vivono i tre punti come il pane, tre punti sono arrivati. Gianluca, questa squadra, se non si monta la testa, può arrivare lontano. Bravo, è proprio questo il punto. Questa settimana l'abbiamo, speriamo, capito, e siamo scesi in campo consapevoli. Molto sinceramente penso che quando giochiamo così come stasera ce la possiamo giocare veramente con tutti. Appuntamento a venerdì, ultimo in classifica, ma non bisogna guardare perché sono gli avversari pericolosi, bisogna soltanto scendere in campo, vincere e festeggiare il passaggio del turno. Venerdì non ci sarò nemmeno io, insomma, insieme a te. Partito per la Romania. Non sono fortunato come Peppe, che manco per un viaggio, manco per altri impegni, però i ragazzi, insomma, ci sapranno far valere. Si sapranno far valere. Allora, una vittoria con dedica speciale, colonna difensiva della squadra. Giovanni, il tuo pensiero della partita, e poi un successo con un pensiero. Sì, è stata una bellissima partita, si è coronata anche con un gol. Volevamo questa vittoria perché era importantissima per noi, perché serviva tanto per la qualificazione e quindi era indispensabile. Fortunatamente è arrivata anche con un gol. Vittoria con dedica degli amici. Sì, volevo dedicarla a due miei responsabili, i quali sono Antonio De Rosa e Luigi Pascale. Una vittoria di sacrificio, tanti sacrifici ne facciamo insieme, quindi volevo dedicare questa vittoria a loro. Ci sono certi calciatori in una squadra che danno il contributo sia all'interno dello spogliatoio che in termini di minuti di qualità. Carlo Capano, sei entrato all'inizio della ripresa e hai dato il tuo contributo. Come sempre hai sfiorato il gol, avremmo gridato al miracolo, che sarebbe stato qualcosa di bello e da condividere con tutti gli amici della squadra. Il tuo pensiero su questa vittoria convincente, vittoria doveva essere, vittoria è stata? Vittoria è stata per fortuna, la squadra secondo me ha girato molto bene oggi, non ci siamo criticati in campo, abbiamo giocato come se fossimo veramente una squadra che gioca insieme da tantissimo tempo, per cui secondo me bravi, bravi sicuramente tutti quanti. A questo punto viene il bello, venerdì si torna di nuovo in campo contro l'ultimo in classifica, però la Real Quality avrà tante defezioni. Dall'altro, la tua esperienza, il segreto per far bene, mantenere concentrato e poi centrare l'obiettivo stagionale. La prima cosa sarebbe corrompere gli avversari. Infatti, però domani andremo. Però penso non si possa fare, quindi dobbiamo giocare con la stessa, come dire, concentrazione che abbiamo avuto oggi, perché veramente è stata secondo me molto meglio delle ultime partite, e dobbiamo non aspettarci niente alla partita. Se giochiamo come oggi, anche se cambiano i giocatori, andrà sicuramente bene. Questa vittoria a chi è dedicata? Questa vittoria è dedicata sicuramente alla squadra e agli assenti della squadra, magari avremo qualche gradita sorpresa. Presa venerdì non si sa mai, e la cosa più importante però è annullare la dedica fatta dal nostro compagno. Ovviamente ci dissociamo, soprattutto da Antonio De Rosa, mi dissocio completamente. Come mai potremo dedicargli ma neanche mezzo punto a lui, che salutiamo ovviamente. Ciao Antonio, ciao Gigi. Un saluto a Carlo, a Gigi, Antonio, al prossimo appuntamento a Real Quality.